Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, ti convince? No, mi convince quanto il film che citava prima Gasparri, Cosa fa Stalin alle donne. Sembra che c'è davvero, peraltro. Sì, sì, c'è davvero. Anche questo c'è davvero. Sai cosa faceva Stalin alle donne? Sai cosa fa la Meloni al lavoro? Siamo lì, anche lo stile è quello lì. Un po' hard soft anni 60-70, no? Poi questo video, io lo trovo fatto bene, io lo trovo... Se fosse in bianco e nero sarebbe da Istituto Luce, anche perché ha sostituito le domande dei giornalisti. Detto questo, io apprezzo una cosa di questo governo, la fantasia, che è importante. Io ci ho campato di fantasia. Come no? No? Se non fosse che è una fantasia un po' sadica, un po' macabra, perché il decreto contro i migranti, che peggiora di parecchio le condizioni per cui si possano salvare, l'hanno chiamato decreto Cutro, cioè hanno preso il nome di una località dove c'è stata una terribile strage di migranti, l'hanno dato a un decreto che va contro i migranti. Il decreto primo maggio, che va contro il lavoro, perché precarizza il lavoro a livelli incredibili, quando il problema sarebbe l'opposto, lo chiamano appunto decreto lavoro o decreto primo maggio. Io penso che quando aboliranno la festa della liberazione lo chiameranno decreto 25 aprile, perché questo è un po', diciamo, la festa della liberazione. Beh, ci sono andati vicino, hanno fatto Melina, qualcuno è scappato in Cecoslovacchia, no, non c'è più la Cecoslovacchia, scusa, Cechia. Nella Repubblica Ceca. D'altronde il 25 aprile si sa che fascisti scappavano, insomma. No, vabbè, diciamo, no, che lui l'ha festeggiato. No, dai, non l'ha festeggiato coerentemente. C'era la riunione dei parlamenti europei, dei presidenti dei parlamenti dove? Europei. Alla tomba di Giampara. Dopo, quando ha finito la performance, quando tocca a me, faccio la mia. Ma guarda, la performance è già finita, perché questo è... Poi, se posso aggiungere una cosa più seria, fra virgolette, io sento sempre questa frase, per fortuna finora qui non l'ha detta nessuno: abbiamo messo in tasca ai lavoratori 50-60 euro. 100 in questo caso. Non lo so, perché lì ci sono. Io non ci vado sulla cifra. Diciamo, ma dice che sono lordi, però insomma. Lordinetti, non si sa. Messo in tasca. Ma in tasca si mettono le mance. Ma che rispetto c'è anche nel linguaggio dei lavoratori? E il linguaggio è sintomatico di una mentalità. Il lavoro non è soltanto prebenda, salario. Il lavoro è identità sociale, il lavoro è ruolo sociale, questo è luogo è di comunicazione, vero. Il lavoro è tutto questo, non sono i 30 euro o i 40 euro, non dico che non siano importanti, ci mancherebbe, ma nessuno li mette in tasca. Poi chi è che mette in tasca i 100, 135 euro? Gente che ne guadagna migliaia al mese. Però, per favore, scusami, Mauro, abbiamo rispetto anche nel linguaggio dei lavoratori. Questo sto dicendo, semplicemente. Però allora, loro, detassare il lavoro è sempre stato il grande punto, il grande obiettivo. A tempo determinato, ma giusto. Allora, io... Ma che gli faceva Stalin alle donne? Che gli faceva Stalin? Allora, scusi un attimo, perché voglio sentire l'obiezione anche di Landini, così mettiamo insieme l'obiezione di...